table, this is what we're making. We're making chicken Valentino, pollo alla Valentina, vero mami? Incominciamo a preparare il pollo alla Valentina. Ecco, dimmi ingrediente, mami. Prima di tutto le patate, potatoes, il pelano, dopo il peperone, l'aglio, garlic, dopo il prezzemolo, dopo si mette un po' di sale, si mette l'olio e dopo si mette il peperone. Peperone. Ecco! Ok. Ok, mami, what's next? Che dobbiamo fare? Pronto, prima si mette il sale. We're gonna put a little bit of salt. Mami, ma quanto? Un cucchiaino. Ah, un pochino. Just a little bit to taste, whatever you think. So, you Italians, we don't measure, okay? Then we're gonna put some pepper. Woo, how you open this thing? Here it is, I should have had it open. Okay, we're gonna put some pepper. And it's to taste. And then, mami, el dopo que mettiamo? Dopo mettiamo l'olio di oliva. Dopo mettiamo l'olio di oliva. Papa Vince. Quello di Papa Vince, sì signore. Okay. E dopo mischiamo, no mami? Dopo mischiamo. With your hands. Okay, so the next thing we're gonna do is cut the onions. Dobbiamo tagliare la cipolla, no mami? Ok. E come la tagli? Come look how she cuts it. A tagliarla così. Così, per lungo. Si ok, so an easy cut, you can do with your knife. Lungo. Bellissimo, così, mami. Così, così, come la forma della cipolla. Ecco. Dobbiamo tagliare anche il cominciamo il peperoni, così con le strisce, così per lungo, così che si vedono bene, così che si cucinano più presto. Ecco, that way they cook faster when you cut it like this, as my mom says. We believe her, she's Italian. Next, we're just gonna make the garlic into a paste, and it's really easy to do. All you have to do is use the Papa Vince's peeler. And look, you know, you just go like this. You don't have to worry about your feet getting cut because they won't. And look at this. There is your paste, and I'm just gonna do the rest. Mami, what are you gonna do? Mami, che fai tu? Ok, cominciamo a tagliare il prezzemolo, ok? Ok, she's gonna... Così, piccolino. So now we're getting ready to make a little parsley pesto. So we're gonna put the parsley there. We're gonna put the garlic paste. We're gonna put Papa Vince sea salt. Delicious. It has such a hint of Mediterranean. And then Papa Vince extra virgin olive oil. Oh, this has a beautiful Mediterranean flavor. You're gonna love it. And then we're just gonna mix it. That's right, mommy. Okay. Oh, a little bit of pepper. Okay. Next, okay. We're gonna mix the pesto. With a little mini coffee spoon, and then you put it all in there, that's right, okay. And then you just mix it. Mami, bisogniamo un po' più di olio. Okay. Yeah, and then you know, if you need more oil, you see I'm realizing that you just need a little bit more oil, then just go ahead and put it, go ahead. Okay. And remember, Papa Bee's extra virgin olive oil, come on, come on. Okay. Oh okay. Boy! Ok, allora mettiamo... Quasi pronti! Mettiamo il pollo e mettiamo i vegetali. Insieme. E dopo mischiamo tutto. Che disastro sto facendo! Mettiamo tutto. Wow! Wow! Ok, lo mettiamo nel forno per 30 minuti. Ecco, per 30 minuti, 30 minutes,
350. We already preheated the oven, so let's go, baby. Woo! Buongiorno di San Valentino, mamma. Oh, bella giornata di San Valentino. E grazie per questo pollo alla Valentina. Oh. Chicken alla Valentina. Mille grazie. Grazie, allora cominciamo a mangiare. Buonissima. Buon appetito. Buon appetito.